Ci sono donne, sono spade e forcelle e assi nella manica. Sono qui per questo. Ridere. Essere geniale e svolta. La rubrica amatissima, promossa in collaborazione dal Centro Antiviolenza Roberta Lanzino ed RLB Radioattiva, parla delle donne. Ogni venerdì alle 7.30 e in replica la domenica, la rubrica amatissima. Il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro Antiviolenza Roberta Lanzino 0984 36 311. RLB Radioattiva. 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 Amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. Buongiorno da Simona Gambaro, sono onorata oggi insomma di presentarvi questa prima puntata di diversi appuntamenti che RLB Radioattiva realizzerà in collaborazione con il Centro Antiviolenza Lanzino, Roberta Lanzino. Ovviamente per tutti i nostri appuntamenti avremo delle ospiti che fanno parte di questa realtà molto importante per il nostro territorio che questa rubrica riguarderà l'universo delle donne. Mi piace molto l'affermazione tra difficoltà e forza passando dal coraggio, proprio per specificare un po' quello che è l'obiettivo di questa trasmissione. Vado subito a presentarvi le nostre ospiti. Sono Anna Petrungaro, delegata del Centro Antiviolenza, buongiorno. Buongiorno. E Roberta Attanasio, che è socia fondatrice del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. Buongiorno. Ovviamente facciamo un po' un excursus, cioè iniziamo con il presentare le attività e soprattutto la nascita di questo centro antiviolenza. Ne parliamo con Roberta Attanasio. Ci spiega un po' insomma quando nasce il centro e perché, ma soprattutto quali sono diciamo gli obiettivi di questo centro antiviolenza intitolato a Roberta Lanzino. Ecco, appunto, già il centro è intitolato a Roberta Lanzino perché nasce a seguito di questa orribile vicenda che accadde il 26 luglio del 1988. La ragazza era una giovane fanciulla di 19 anni che lungo la strada che porta da Torremezzo a San Lucido è stata aggredita, violentata e uccisa. Questo è un fatto molto grave, sconvolge la nostra comunità calabrese, non abituata a fatti di questo genere. Certo, all'epoca dei fatti sicuramente. All'epoca dei fatti veramente c'era un grande disorientamento. Questo terribile fatto poi ci fa ritrovare donne di diverse provenienze. Io all'epoca mi ricordo ero a Roma e questo fatto veramente mi fece scendere per costituire insieme alle altre donne un centro che immediatamente si occupasse di questa cosa, perché in realtà il primo si costituisce questo centro, immediatamente si viene avviato un iter investigativo e giudiziario. Ovviamente, certo. Purtroppo ancora in corso. Ancora sì. Un processo che non ha trovato un colpevole. Esatto. E quindi poi naturalmente dopo il dolore che si prova, dopo appunto l'inizio di questo iter giudiziario che diventa controverso, il nostro obiettivo era quello di costituire un centro antiviolenza sul nostro territorio, fino a quel momento assolutamente inesistente. Certo. E di pensare alla costituzione di parte civile. Diventa in quel momento per noi un momento di visibilità. Di questo fatto, cioè di rafforzare non solo di stare accanto alla famiglia, ma di sentire in quanto donne questa offesa anche diretta nei nostri confronti. Sì, tutte coinvolte, ovviamente. Tutte coinvolte per questa cosa. Abbiamo 30 anni, quindi non siamo proprio giovanelle, ci occupiamo sin da allora, poi abbiamo cominciato a fare questo centro che poi si occupa di tante cose, avremo modo questo di parlare. Certo, insieme. Ovviamente siamo qui per questo. Facciamo un po' il punto, ovviamente sappiamo delle tante attività del Centro Antiviolenza Lanzino e cerchiamo come dire di sintetizzare con Anna Petrungaro, che è delegata al Centro Antiviolenza, cerchiamo un attimo magari di sintetizzare quelle che sono le attività più importanti. È un centro sicuramente di ascolto, di aiuto in qualche modo alle donne in difficoltà. Certo, il centro è un luogo politico e culturale che offre consulenza legale e psicologica alle donne in difficoltà. Nel nostro centro attuiamo una metodologia dell'accoglienza che è all'insegna della relazione fra donne, della fiducia, nel rispetto dei tempi e della volontà delle donne. Tutto questo in una cornice di anonimato e segretezza, di assoluta riservatezza.
In effetti i centri antiviolenza reggono sulle loro spalle, sulle nostre spalle, noi reggiamo tutta l'azione di contrasto e di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne. Noi ascoltiamo donne giovani e meno giovani di ogni classe ed estrazione sociale che vivono problemi che vanno dalla discriminazione legata all'appartenenza di genere, certo, ad esempio in ambito familiare o educativo, alla molestia, fino all'omicidio. Allora facciamo una piccola pausa musicale, ovviamente torniamo tra poco con Amatissima. RLB Radioattiva. 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 Amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro antiviolenza Roberta Lanzino. Ben ritrovati da Simona Gambaro, stiamo parlando dell'universo delle donne, lo facciamo attraverso una rubrica molto interessante, si chiama Amatissima, l'abbiamo chiamata così perché è dedicata all'universo delle donne, e stiamo parlando degli obiettivi e di quelle che sono le attività del centro antiviolenza intitolato a Roberta Lanzino. E allora con Anna Petrungaro stavamo facendo un po' il punto di quelle che sono le attività, sono davvero tantissime, soprattutto vedo che sono ovviamente rivolte alle donne, e si parlava prima di una sorta di come dire, coesione proprio tra le donne. C'è da dire questo, che spesso sono proprio gli aspetti apicali della violenza quelli su cui si sofferma l'attenzione degli organi di stampa, e non sempre ci si sofferma in maniera opportuna. Questi però sono solo la punta dell'iceberg. Sotto c'è un'esperienza di vita vastissima in cui si esprimono le più disparate e sottili tipologie di violenza che spesso le donne stesse fanno fatica a riconoscere. Infatti uno dei campi di intervento del nostro centro è legato proprio al riconoscimento della violenza, soprattutto a quegli aspetti più subdoli nei confronti dei quali risulta più facile spesso assumere atteggiamenti assolutori o di minimizzazione, ma che preannunciano, sono i prerequisiti necessari che, se non sono riconosciuti adeguatamente, contrastati tempestivamente, poi possono condurre e preludono alle espressioni della violenza più brutale. Noi siamo un luogo politico e siamo un luogo di contrasto e di prevenzione anche culturale, e insieme all'attività di accoglienza e dell'accompagnamento delle donne in percorsi di uscita dalla violenza, e nel nostro centro si svolgono molte attività anche di prevenzione legate alla formazione, alla cultura, alla storia, dei saperi e delle azioni politiche delle donne. Anche perché credo che la violenza nei confronti delle donne non sia un fenomeno attuale, nel senso che ora abbiamo ricordato Roberta Lanzino, è qualcosa che riguarda diverse decine di anni fa in qualche modo, cioè, e quindi è un fenomeno sottaciuto per troppo tempo che, grazie probabilmente anche a voi, trova in qualche modo un modo di uscire fuori, ecco, di venire allo scoperto. Quello che volevo sapere, ecco, chiedere anche per le nostre amiche ascoltatrici, insomma, che sono interessate, è anche questo, cioè come si può interagire o comunque avvicinarsi al centro antiviolenza. Beh, prima di dire questa cosa, sì, è importante secondo me pensare che appunto la violenza è un il nostro centro ha al suo interno ha elaborato un'esperienza con le donne. Ora è importante, proprio per come diceva Anna prima, che il problema è sottaciuto, alcune volte minimizzato, altre volte trattato in maniera non opportuna. Abbiamo fatto un lavoro sul territorio importante, e questo lavoro, che questa esperienza che noi abbiamo elaborato, abbiamo pensato che dovesse far parte della nostra realtà sociale e istituzionale, coinvolgendo dei partner fondamentali. No? E i partner fondamentali sono stati, per esempio, i consultori familiari, i presidi ospedalieri, le forze dell'ordine, certo, le amministrazioni, che poi hanno patrocinato insieme a noi alcune attività, alcune le hanno sostenute, altre quindi le hanno finanziate. Quindi è stato importante, una rete. È importante questa rete sul territorio che in questi anni abbiamo creato. Ora stavo guardando qualcosa per vedere, noi in effetti il primo protocollo d'intesa lo abbiamo fatto nel 1992, cioè tanto tempo fa, sì. Noi abbiamo cominciato a parlare di protocolli, cioè come si dovevano comportare, rapportare quelle varie realtà territoriali e locali che a vario titolo entravano in contatto con la violenza, perché non è facile riconoscerla, non è facile stare accanto alla donna che la vive. Pertanto quindi questo lavoro sul territorio è stato importantissimo, certo, e ci ha fatto conoscere tante realtà, tante cose belle, altre che invece vanno assolutamente in qualche modo aiutate in un'ottica di sinergie e di collaborazione.
Quindi questo per tornare, come si trova? Come si trova il centro Lanzino? Il centro, a parte noi abbiamo, diciamolo, nel senso, diciamo, anche diciamo, indicazioni, noi siamo ovviamente nel, fisiche, abbiamo un sito, esatto, web, quindi siamo nel web, siamo su Facebook, siamo in brochure che noi produciamo e che, certo, lasciamo in vari posti, e poi siamo in questi posti che appena detto, in base ad accordi e protocolli che abbiamo stilato. Quindi, certo, ecco, quindi però non perdiamo l'occasione per dire che il nostro numero è lo 0984 36 311. Questo è il numero, è importantissimo, è questo numero di telefono, ricordiamolo. Torniamo tra poco. RLB Radioattiva. 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 Amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro antiviolenza Roberta Lanzino. E ben ritrovati su RLB Radioattiva, la nostra rubrica amatissima realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. Proprio dell'idea di realizzare questa rubrica vogliamo parlarne con Marianna Natale. Ovviamente in studio, lo ricordiamo, abbiamo le nostre ospiti che fanno parte di questo Centro Antiviolenza. Sono Anna Petrungaro, delegata del Centro Antiviolenza appunto Lanzino, e Roberta Attanasio, che è socia fondatrice. Allora, con Marianna, che appunto ha pensato e ideato questa rubrica insieme poi ovviamente al Centro Antiviolenza, ecco, raccontaci un po' come nasce questa idea, ecco, e soprattutto come si sviluppa, perché vedo proprio che i rapporti sono molto belli, cordiali e informali. Sì, grazie, ciao Simona, e saluto Anna e saluto Roberta. Allora, intanto vi ringrazio, sono onorata di avervi all'interno di questa trasmissione e di quelle che saranno poi le trasmissioni anche a venire sulla rubrica amatissima. E allora, io faccio una piccola parentesi. Allora, io sono entrata in contatto con il centro Roberta Lanzino tanti anni fa, in fase di presentazione di quella che era la mia tesi. E tesi proprio sul movimento femminista degli anni 70, e all'interno di questa tesi ho deciso di renderla sperimentale, quindi intervistare in prima battuta le donne che avevano partecipato al movimento femminista, e di conseguenza sono entrata in contatto con il centro Roberta Lanzino, e da lì la mia conoscenza su Anna, Roberta e tutte le altre donne che fanno parte di questo centro. E allora mi sono chiesta, la tesi, argomento bellissimo, ma perché non renderlo pubblico e quindi dare voce al centro Lanzino, e soprattutto dare voce alle donne che fanno parte di questo centro e che ogni giorno sensibilizzano quello che è l'argomento della violenza contro le donne. E allora da lì ripreso i miei contatti con Anna in prima battuta, e ci siamo semplicemente rincontrate un caffè e via, è partita l'iniziativa della rubrica, alla quale sono veramente legata in maniera molto molto forte, e soprattutto infatti ringrazio te Simona, e ringrazio anche il direttore artistico, insomma, della possibilità, nonché anche del nostro editore, la possibilità che appunto mi ha dato di mettere in atto questa rubrica, alla quale sono veramente affezionata. E quindi saluto in diretta Anna e Roberta, e soprattutto ringrazio quelli che sono stati appunto gli sponsor che ci hanno dato la possibilità di fare questa rubrica, e che quindi sono la gioielleria di Renata Tropea e la masseria Perugini con l'avvocato Maria Locanto. Però di questo ovviamente do parola ad Anna o a Roberta, fate voi. Un ringraziamento da parte nostra va alle nostre sponsor Renata Tropea e Maria Locanto, alle quali va un nostro sentito ringraziamento, perché ci rendono possibile la realizzazione di questa trasmissione, alla quale veramente ci siamo già affezionate. Allora, riprendendo il concetto esposto prima da Roberta relativamente a questa importanza di fare rete nel mondo delle donne in qualche modo, e anche per quanto riguarda i centri antiviolenza, con Anna Petrungaro volevo proprio sottolineare questo aspetto, cioè che il centro antiviolenza Roberta Lanzino fa parte della rete nazionale dei centri antiviolenza. Il nostro centro afferisce alla rete nazionale dei centri antiviolenza, che è l'associazione DIRE, Donne in Rete contro la violenza. Noi abbiamo contribuito a fondare questa associazione, che è un organismo sovraterritoriale che coordina, ricerca, documenta e tesaurizza l'esperienza dei centri antiviolenza, quelli che hanno maturato
credibilità e a cui le donne si rivolgono. Inoltre è anche il referente del numero verde ministeriale del 1522, che smista dal ministero sui territori le richieste di aiuto alle donne, indirizzandole a rivolgersi ai centri antiviolenza referenti. Perfetto, allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. RLB Radioattiva. 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 Amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro antiviolenza Roberta Lanzino. E ben ritrovati alla nostra rubrica amatissima realizzata con il Centro Antiviolenza Lanzino. E allora abbiamo fatto un po' il punto di quelle che sono le attività del centro, anche dell'importanza del fare rete. Ed ora purtroppo registriamo, perché purtroppo veramente registriamo questi casi, non dico ogni giorno, ma per me che sono giornalista, insomma, diverse volte si sente parlare di femminicidio e di casi di questo tipo. L'ultimo purtroppo è quello di una giovane ragazza che si chiamava Sara Di Pietrantonio, una ragazza che è stata uccisa dal proprio fidanzato, ex fidanzato, comunque in qualche modo è stata uccisa, ovviamente è stata bruciata viva o comunque dal fidanzato. Insomma, è un atto terribile, crudele, di una ferocia inaudita, lo hanno definito così anche gli investigatori. E proprio con Anna Petrungaro volevamo sottolineare anche che è stato redatto, a seguito di questo omicidio efferato, un documento da parte della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza. Sì, l'Associazione Nazionale Dire, all'indomani di questo ennesimo femminicidio, ha diffuso questo documento, che credo sia importante diffondere ulteriormente. Certo. Il documento dice questo: Sara Di Pietrantonio, una ragazza di 23 anni, è stata strangolata e bruciata a Roma, in piena città. L'ex fidanzato ha confessato, lei lo aveva lasciato, lui la perseguitava e ha potuto ammazzarla come e quando ha voluto. Sara ha cercato di scappare, ha chiesto aiuto e tentato di bloccare due auto di passaggio, nessuno si è fermato. Questa morte atroce dimostra che la strage delle donne per mano degli uomini non si fermerà con le petizioni di principio, con una riga di dichiarazione sui giornali, né purtroppo con la nostra immensa disperazione. Ci sono azioni efficaci e già prescritte dalla legge che vanno intraprese subito. Chi ha il potere e il dovere di farlo e finora non ha agito, oggi deve rendere conto di questa ennesima morte. In questo paese un terzo delle donne subisce violenza, ancora poco denunciano, quelle che lo fanno passano attraverso le forze caudine. Spesso le forze dell'ordine non sono adeguate e non agiscono, lasciando mano libera ai violenti, ai persecutori e agli assassini. Quasi tutte le donne uccise avevano chiesto aiuto, quasi tutte si erano già rivolte alla polizia, eppure sono morte lo stesso. Nei tribunali vige ancora una mentalità che colpevolizza le donne e si rende complice degli uomini che abusano di loro. I centri antiviolenza, che sanno come agire, come nascondere e come difendere le donne, sono finanziati raramente a singhiozzo e pochi hanno il denaro sufficiente per gestire case rifugio. Nelle scuole non si fa alcuna prevenzione, non si educano le ragazze a riconoscere il pericolo, a difendersi e a sottrarsi. Non si educano i ragazzi al rispetto e al limite. La violenza maschile sulle donne è un problema politico che affonda le sue radici nella disparità fra i sessi e nella discriminazione. Queste radici vanno estirpate. Le leggi ci sono, abbiamo combattuto duramente per ottenerle, che vengano almeno rispettate e fatte rispettare. La violenza maschile sulle donne e sui figli è una tragedia con costi altissimi. Ci aspettiamo che la ministra Maria Elena Boschi, che ha appena ricevuto la delega alle pari opportunità, intervenga e applichi finalmente la Convenzione di Istanbul in ogni sua parte. Ci aspettiamo che la ministra Stefania Giannini faccia il suo dovere e organizzi corsi nelle scuole di ogni ordine e grado. Ci sono già in Italia i dati, le competenze e le eccellenze per organizzarlo e mandare avanti un lavoro che può salvare molte vite. Cominciare è questione di volontà politica. Che cosa state aspettando? Beh, dopo questo, insomma, abbiamo poco e ben poco da dire, e ci rivolgiamo con questo documento non solo alle donne, ma credo anche e soprattutto agli uomini. E allora volevo chiudere questa prima puntata della nostra rubrica amatissima, e ovviamente ringraziandovi per la vostra presenza qui, ringraziando anche Marianna Natale. E volevo chiudere con un importante appuntamento, quello di sabato prossimo 4 giugno presso Villa Riandano. Ci sarà un incontro pubblico con la
con la scrittrice e giornalista Lea Melandri. Volete insomma raccontarci un po' quello che sarà questa iniziativa, di che cosa si parlerà, cosa sarà in discussione? Sì, l'incontro organizzato e promosso dal centro contro la violenza e in collaborazione con la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani avviene alla fine di una chiusura di un percorso formativo. Quindi il centro, all'interno di questa sua attività di prevenzione e contrasto di cui abbiamo parlato prima, fa una serie di corsi rivolti appunto alle donne per approfondire il tema della violenza e mettersi in gioco su questo discorso. Vi sono stati una serie di un ciclo di incontri dal titolo Violenza alle donne, metodi e strumenti di prevenzione e contrasto in un centro antiviolenza. Ha avuto una complessa articolazione tematica molto interessante, molto bella, quindi si conclude questa fase. E quale migliore ospite non potevamo avere se non Lea? Lea è una delle figure più amate e stimate nella storia dei movimenti femministi in Italia. La conoscono quasi tutti, ma voglio ricordare che ha un rapporto antico con la nostra città, già parte negli anni 80 quando viene qui a Cosenza per conto dell'università e per conto di un centro Nosside, un'associazione culturale che fece appunto ci fece conoscere Lea. È una saggista, scrittrice, storica del femminismo, giornalista, collaboratrice con testate molto importanti, numerose testate. Nel suo ultimo libro, libro Amore e Violenza, Il fattore molesto della civiltà, una particolare attenzione viene rivolta proprio allo spazio pubblico femminilizzato, cioè ha ripristinato un'antica forma di dominio, quindi sarà molto interessante, venitelo a sentire, non perdete questo incontro, perché ogni volta incontrare Lea aggiunge un valore. Sicuramente. Quindi allora, vi aspettiamo. Certamente, allora noi vi ringraziamo, ovviamente vi diamo appuntamento con Amatissima la prossima puntata. RLB Radioattiva. 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 Ci sono donne, sono spade e forcelle e assi nella manica. Sono qui per questo. Ridere. Essere geniale e svolta. La rubrica Amatissima, promossa in collaborazione dal Centro Antiviolenza Roberta Lanzino ed RLB Radioattiva, parla delle donne. Ogni venerdì alle 7:30 e in replica la domenica, la rubrica Amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, 0984 36 311.